donna barbuta, sempre piaciuta. Ciao a tutti ragazzi, sono Cava111, benvenuti in questo nuovo video di Rasta Plates, ovvero i video dove andiamo a parlare delle novità introdotte nel nostro amato Rust. Scusate per la voce tremenda, non è ancora tornata, la voce ufficiale, speriamo torni presto, ma in ogni caso oggi siamo qui per parlare dell'aggiornamento di dicembre 2018, quindi l'ultimo aggiornamento del 2018 di Rust, incredibile, epico, finito male. E vi ricordo qui che qui in alto a destra trovate la playlist con tutti gli ultimi aggiornamenti degli ultimi 6 mesi almeno, quindi se vi siete persi qualcosa lo trovate lì, e oggi ci focalizzeremo su appunto questo aggiornamento che devo dire che è molto elettrizzante, concedetemi la battuta, proprio perché una delle principali aggiunte è proprio l'elettricità. Io direi di iniziare proprio da quello, dall'elettricità introdotta in Rust. Partiamo subito da dire che non è una cosa estremamente necessaria, non andrà a modificare troppo il gameplay, nel senso si può giocare benissimo andando a rompere teste con la pietra senza necessariamente avere una casa con l'elettricità, però sicuramente aggiunge e aggiungerà molte situazioni interessanti. Un'altra cosa da dire è che l'elettricità è ancora in via di sviluppo, quindi ci sono già state molte aggiunte interessanti, ma molti altri componenti saranno aggiunti piano piano col passare del tempo. Mi aspetto di vedere telecamere per guardare fuori dalla base, la possibilità di anche di hackerare queste telecamere del nemico, sarebbe davvero una figata. Le cose aggiunte adesso sono comunque tante e sono comunque abbastanza complesse. Non dico che bisogna essere degli elettricisti per riuscire a collegare tutto, ma dico che comunque bisogna farsi un po' di esperienza, quindi testare, provare, fallire, riprovare per capire come funzionano le cose, perché comunque vi assicuro che la loro complessità ce l'hanno. Ovviamente sono componenti comunque elettronici che funzionano così anche nella realtà, quindi sti cazzi. Intanto comunque gli elementi aggiunti in questo update sono classificabili in 4 grandi categorie e io direi di descrivervele velocemente tutte per capire più o meno di cosa stiamo parlando. La prima categoria riguarda l'immagazzinamento di energia e anche ovviamente la produzione di energia. E in questa categoria troviamo come elementi che producono energia il pannello solare e il windmill, quindi la pala eolica, ovviamente un po' rudimentale ma sempre una pala eolica è. Queste sono le uniche due risorse che per adesso producono energia, ma sicuramente ne saranno aggiunte altre. E in questa categoria come sistema per trattenere l'energia, per immagazzinarla, troviamo la batteria. La batteria che può essere piccola come quella della macchina, uguale sembra, e grande, quindi la batteria che sicuramente ha più capienza di quella piccola. Nella seconda categoria troviamo i classici pulsanti, e qui troviamo il pulsante standard, l'interruttore standard, come quello che avete in casa più o meno, la pedana a pressione, che mi ricorda molto una situazione minecraftosa, è uguale praticamente, quindi una pulsantiera messa per terra sostanzialmente. Altra cosa interessante, il timer, che è settabile dall'utente, quindi voi settate un tempo, premete on e la luce, comunque il fascio elettrico rimane attivo finché il timer non va a fare il conto alla rovescia e a spegnersi. E l'ultima cosa, l'ultimo tasto pulsante, è il laser detector. Questo è molto interessante, praticamente c'è un fascio laser e chiunque lo passi, lo colpisca, lo interrompa, attiva il circuito elettrico. Poi passiamo alla seconda parte, gruppo di elementi aggiunto, e parliamo di porte logiche. Qui il discorso si fa già molto 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 più complesso. Tra i componenti logici aggiunti, quindi quelli che ci permettono poi di fare circuiti molto complessi, partiamo dal switch land switch, che è uno switch a 2 input, l'input A e l'input B, e diciamo che fa passare la corrente quando entrambi questi input sono attivi. Poi abbiamo il blocker, che blocca la corrente se ne riceve nel suo input laterale, quindi se riceverà corrente nel lato, nell'input di lato, bloccherà la corrente standard che gli arriva da sotto. Poi abbiamo il counter, che è una specie di schermetto che conta i segnali elettrici che gli arrivano, e anche un pass-through settabile, quindi noi possiamo settare il numero di volte che riceve la corrente e quando raggiungerà quel numero farà passare corrente dal basso e quindi attiverà i circuiti soprastanti, come potete vedere. Poi abbiamo anche la memory cell, che cambia la corrente in base al suo stato. Questa è una cosa un po' complessa, non so bene come spiegarvela, ma vi assicuro che con questa fate davvero tanto. Sembra un po' tipo uno
un flip flop, diciamo. E poi abbiamo l'exclusive switch, quindi la corrente passa se passa in uno dei due input A o B e si spegne se passa in tutti e due gli input. Come ultima cosa nei componenti logici abbiamo la OR switch. La corrente passa se almeno uno dei due input ha corrente, se le hanno entrambi passa lo stesso. Ultima categoria degli elementi elettronici aggiunti sono gli elementi mischiati, quelli un po' di tutto, quelli che non abbiamo ancora parlato, che non hanno una locazione in queste categorie. E come componenti mischiati possiamo parlare intanto del cavo, che è l'unico componente che non si deve imparare, che quindi è nascete che lo sapete già fare e costa metallo di alta qualità per farlo, ed è quel componente che permette poi alla fine le connessioni dei vari attrezzi elettronici, quindi che permette di fatto la corrente. Più è lungo il cavo, più si andrà a disperdere corrente. E una cosa interessante del cavo è che può passare attraverso i muri, quindi non dovete fare il giro della base, potete passare attraverso il muro, come se faceste un buco e faceste passare il cavo da lì. Altra cosa interessante in questi componenti mischiati sono l'apriporta, quindi quello strumento che consente, quando arriva energia, di aprire una porta in cui si è associata. Poi abbiamo il branch split, che consente di splittare una fonte elettrica in due parti e credo anche settare quanta corrente va nell'input e quanta corrente va nella parte splittata. E poi abbiamo il root combiner, ovvero quel sistema che combina due input in uno unico e somma, diciamo, le due potenze degli input in un output unico e più potente. E come ultima cosa abbiamo lo splitter. Lo splitter è un pannello che consente di dividere un input in tre diversi output, divisa equamente l'elettricità in questi tre diversi output. L'ultima categoria, ultima, sono le luci. Adesso le luci, quella standard che conoscevate da soffitto, e questa nuova luce introdotta da Muro, si attivano non più col carburante di bassa qualità, ma appunto con l'utilizzo della corrente. E questa era tutta la sezione dedicata all'elettricità. Non sono andato nel dettaglio perché sennò, ragazzi, viene un video di 2000 ore, già sono 8 minuti di registrazione, figuratevi voi. È una cosa incredibile, ma era giusto parlarne ed esplicarlo un po' nel modo migliore possibile. E se usata bene, soprattutto chi ha studiato un po' di sistemi o chi comunque ha studiato e fa l'elettricista, sa che con questa roba già introdotta si può fare un rudimentale processore e quindi creare qualcosa, un automa programmabile su Rust. Insomma, potete giocare a Minecraft su Rust, siete contenti? Io sarei contento. Andiamo avanti a vedere le novità di questo dicembre 2018. È stata introdotta una nuova arma che si chiama M39 e sarebbe l'arma, diciamo, la variabile militare del semiautomatico, quindi un semiautomatico militare, quindi più figo. È un'arma davvero fortissima, fa davvero un sacco di danno e funziona con i proiettili classici del semiautomatico, della K47, quindi i 5 e 56. È un'arma che non si trova normalmente, che si trova solo nei loot buoni, tipo quelli di Bradley, del lancio del sito, e però potrebbe capitare che ogni tanto la possiate trovare nei distributori all'interno dell'Outpost Pacifico. Perché un'altra novità di questo dicembre 2018 è che i componenti all'interno dei distributori nei vari Outpost dei banditi e pacifici ruoteranno, quindi ogni mese ci saranno componenti diversi in vendita all'interno di questi distributori. Altra aggiunta interessante, soprattutto per noi streamers, è l'aggiunta delle mutande. Come sapete, in questo gioco è possibile giocare senza censure tranquillamente o con una censura pixelata. Adesso in più c'è la possibilità di mettere letteralmente le mutande ai nostri personaggi, così da evitare la demonetizzazione selvaggia, anche se in realtà vi demonetizzano lo stesso, non vi preoccupate. Altra novità è il miglioramento dell'intelligenza artificiale. Adesso gli scienziati che girano per strada sono intelligenti tanto quanto gli scienziati nel tunnel militare, quindi dovrebbero agire in maniera molto più furba e non correre e basta. C'è un miglioramento agli archi, quindi adesso la reattività dell'arco dovrebbe essere migliorata. C'è un miglioramento negli ascensori, quindi adesso gli ascensori dovrebbero funzionare meglio, sia quello del lancio del sito sia quello usato nelle caverne per uscire. Insomma, funzionano meglio, non so come spiegarvelo in modo migliore. Non dovreste più compenetrarvi, ecco.
E molta attenzione all'ascensore di lancio del sito, perché potreste anche rimanerci sotto, schiacciati come nelle polpettine. C'è un miglioramento anche del sistema di distruzione delle casse. Sapete che quando distruggete una cassa grande vi lascia un sacchettino piccolo, una stash piccola, dove all'interno trovate i componenti che c'erano in quella cassa. Ecco, adesso quella stash spona in base a dove colpite l'ultima volta la cassa. Se la colpite centrale spona al centro, ma se la colpite di lato spona laterale. Questo per risolvere quel problema di quelle stanze del loot molto difficili da lootare. Adesso è possibile piazzare le scale nella parte laterale della nave cargo. Non sarà quindi più necessario salire dove ci sono già le scale classiche, ma potete salire in tutti i punti della nave, basta piazzare la scala e scalarla. E l'ultima cosa che credo di avere da dire è legato a Rust in sé. Rust che compie questo 11 dicembre 2018 5 anni, quindi è 5 anni che è uscito questo gioco, incredibile. E per festeggiare questi 5 anni insieme, chi giocherà a Rust l'11 dicembre, al posto della pietra avrà in mano una torta con la candelina accesa con scritto 5, insomma, per festeggiare un attimo questi 5 anni di Rust insieme appassionatamente, anche se io ce l'ho da un anno, però sti cazzi, 5 anni, va bene, tanti auguri a tutti. E direi che queste sono le novità essenziali di questo update di dicembre 2018. Invece nel concept limbo, quindi nella zona dedicata alle cose non ancora pronte, abbiamo la piattaforma petrolifera, quindi un nuovo monumento. Mi sembra di averne parlato anche l'ultima volta. Comunque è rimasto nel concept limbo, ne parleremo tra prossimo mese probabilmente. Un nuovo monumento acquatico, e quindi praticamente una piattaforma petrolifera. Quindi come vedete qui mancano solo alcune texture ed è pronta per essere introdotta. E credo il traghetto pacifico, una sorta di piattaforma mare che è pacifica, quindi se uno ci va è protetto come se fosse nell'avamposto pacifico, e lì probabilmente ci saranno macchinette, cose così. Non mi è chiaro se sto traghetto giri oppure stia fermo, ma credo che girerà intorno all'isola. E niente ragazzi, quindi abbiamo finito anche questo video di questo update di dicembre 2018. Spero di essere stato abbastanza chiaro e utile. Ditemi cosa ne pensate, soprattutto dell'elettricità. La userete, non la userete? È troppo complicata da usare? C'è da imparare tutti i componenti, quindi c'è un po' da usare un po' di scrap. Lo farete, non lo farete? Sappiatemelo dire. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi se volete aiutare a supportare il canale. Noi ci vediamo con Rust molto presto, ma con anche tanti altri video. Ciao ragazzi e alla prossima.